Buon pomeriggio, benvenuti e benvenute a una nuova edizione del TG6. In apertura alla pagina dedicata alla pandemia, l'Abruzzo è la regione italiana dove la variante Delta del Covid è maggiormente diffusa. Se nel resto della penisola un contagio su quattro è riconducibile a questo ceppo del virus, nella nostra regione rappresenta la metà dei contagi. È quanto emerso da uno studio dell'Istituto Superiore di Sanità del 22 giugno pubblicato ieri. Ne parliamo in diretta con il dottor Giustino Parruti, direttore dell'unità operativa complessa dell'ospedale di Pescara e membro del Comitato Tecnico Scientifico Regionale. Buon pomeriggio, dottore. Buon pomeriggio a tutti, grazie. Allora, i dati dell'IS. La variante Delta rappresenta in Italia circa il 22% dei contagi, in Abruzzo è al 56%. Innanzitutto, è davvero così o in Abruzzo magari si è più bravi con il sequenziamento? Dunque, bravo. La situazione non va assolutamente sopravvalutata. Noi abbiamo in questo momento comunque una bassissima circolazione del Covid e siamo una delle poche regioni che può sequenziare molto rapidamente anche in urgenza i ceppi che vengono man mano riscontrati. Allora, qual è il problema? È che nella nostra regione abbiamo avuto tre nuclei di importazione della variante Delta piuttosto ampli, che hanno fatto salire, diciamo, l'R0, cioè il tasso di trasmissione, molto rapidamente. Cioè il gruppo di persone che è tornato in provincia di Chieti dall'Egitto e i simili esempi che si sono verificati negli altri focolai hanno determinato una rapida concentrazione di contagi che fa molta impressione. Noi poi li abbiamo potuti sequenziare molto rapidamente, determinando questo tipo di evidenza. Ora, quindi questo va detto per evitare eccessivi allarmismi. Quindi non è detto che effettivamente in Abruzzo ci sia una circolazione superiore rispetto al resto d'Italia? No, assolutamente no. Il problema fondamentale però è che dobbiamo leggere in questo dato non è tanto un problema Abruzzo, ma è che, come avevamo detto più volte, la nostra osservazione, la nostra capacità di vigilanza deve essere molto alta in questa fase in cui si riaprono le frontiere. Il virus può entrare su più focolai anche abbastanza rapidamente. E noi abbiamo una frazione di popolazione ancora non protetta dalla doppia dose pari a circa il 50%. Quindi dobbiamo assolutamente mantenere molto alta la guardia e colgo l'occasione per ribadire che l'uso della mascherina è stato attenuato come diciamo indicazione cogente all'aperto, ma non assolutamente nei locali chiusi. Cioè dobbiamo mantenere alta la guardia perché tra 3 mesi i rischi legati a una nuova ridiffusione della circolazione del virus saranno molto molto contenuti dalla doppia vaccinazione, però dobbiamo prendercelo questo tempo. Ed è possibile, lei prima ricordava che dal 28 giugno il governo Draghi ha deciso di levare l'obbligo di indossare la mascherina solamente all'aperto. Questo potrebbe avere un riscontro in negativo sui bollettini delle prossime settimane? Sì, se noi interpretiamo per estensione questo concetto, cioè se noi nei locali chiusi cominciamo a dire entro dal tabaccaio per un attimo, non mi metto la mascherina, vado a prendere un bicchiere d'acqua al bar, non serve che mi metta la mascherina, vado a fare un servizio in un negozio e costringo il negoziante a richiamarmi all'uso della mascherina, non andiamo lontano. Cioè noi dobbiamo avere la coscienza che all'aria aperta, in zone ventilate, al sole, se c'è una diffusione del virus, gli ultravioletti e il vento ci aiutano insieme al distanziamento. Ma nei luoghi chiusi la variante Delta ha una diffusività che è quasi 4 volte superiore a quella della variante inglese, che aveva mandato in tilt il nostro sistema di controllo messo e commisurato
sul tasso di contagiosità della prima variante di Wuhan. Quindi dobbiamo stare molto attenti perché se arriva una variante inglese e se arriva una variante indiana in una zona dove si fa una festa senza rispetto delle giuste misure di distanziamento in un luogo chiuso, senza mascherine, ci sono 500 persone, la metà si può infettare. Quindi dobbiamo assolutamente, assolutamente mantenere un criterio nella nostra testa. Ecco, attualmente quanti sono i focolai in Abruzzo della variante Delta o variante indiana che dir si voglia che state monitorando e dove si trovano? Okay, i focolai sono quattro, sono distribuiti in provincia di Teramo e in provincia di Chieti, però diciamo, sono tutti sotto un controllo, come dicevo, stretto, cogente, tempestivo, quindi questa cosa non ci preoccupa. Quello che preoccupa è che dietro questa cosa non vi sia un atteggiamento di sottovalutazione del rischio, del pericolo che ancora corriamo, perché riaprire le frontiere significa poter importare. L'abbiamo visto, il gruppo di Lanciano era costituito per la maggior parte da persone vaccinate o vaccinate con una sola dose e purtroppo quello che è successo lo sappiamo. Quindi dobbiamo mantenere un livello di allerta alto. In base ai dati della campagna vaccinale, anche perché spesso questa mancanza di attenzione delle persone a cui lei fa riferimento magari è dovuta anche all'ottimismo nei confronti della campagna vaccinale, oltre ovviamente dell'alleato che in questo momento è l'estate con le alte temperature. Ma lei pensa che così proseguendo la campagna vaccinale riusciremo finalmente a lasciarci questa epidemia alle spalle presto o c'è da temere che ad autunno potremo rivivere l'incubo che abbiamo vissuto al termine dell'estate scorsa? Assolutamente no, io su questo sono molto fiducioso. L'ho detto sempre nei miei precedenti interventi, il rischio dovrebbe attenuare fortemente con il completamento della doppia dose in oltre il 90% della popolazione, un obiettivo che per fine settembre è assolutamente raggiungibile. A settembre, ai primi di ottobre, cominceremo a fare i richiami, quindi fondamentalmente, se non prima addirittura, vediamo che cosa dirà il Ministero. E quindi io credo che per il prossimo Natale dovremmo avere uno scenario di copertura completa, o meglio, attenzione, potremo avere uno scenario di copertura completa e qui tocca a ognuno di noi perché c'è poco spazio per l'esitazione rispetto al vaccino. Per avere garanzie contro varianti come la Delta dobbiamo superare il 90% di copertura perché altrimenti non diamo nessuna garanzia di copertura di gregge agli altri 10% di non vaccinati. Dobbiamo essere molto molto solidali in questa cosa, evitare di fare elucubrazioni non dovute e aderire, diciamo, alla campagna vaccinale, specie adesso che che i vaccini a RNA sono offerti praticamente a tutti, con la massima sollecitudine possibile. Ecco, perché ricordiamo che il vaccino riesce a immunizzare anche da questi nuovi ceppi del virus, seppur più contagiosi. Assolutamente sì. Allora dico una cosa con piacere, in modo da fare chiarezza. Il vaccino, qualunque esso sia, devo dire, ma in particolare quello ad RNA, determina un alto tasso di cellule specifiche contro il virus, oltre agli anticorpi. Ora, se gli anticorpi che sono diretti contro la sequenza della variante di Wuhan, quindi una variante oramai remota nel tempo, sono meno efficaci e meno neutralizzanti sulla variante Delta, per fortuna non altrettanto dicasi per le cellule. Le cellule indotte dal vaccino sono perfettamente capaci di proteggerci se abbiamo avuto due dosi. Quindi dobbiamo puntare dritti, senza cincischiare su dosaggi sierologici o altre considerazioni non necessarie. Consideriamo che gli anticorpi oramai praticamente non servono più sotto questo profilo, sotto il profilo della variante Delta. Dobbiamo avere due inoculi di vaccino per avere le cellule anti-SARS-CoV-2. Grazie, dottor Grazie. Parruti, per aver accettato il nostro invito.
grazie a lei perché è sempre utile riprendere queste cose. E noi ascoltiamo con piacere quando c'è da fare chiarezza su queste questioni. Grazie al direttore del WOC di malattie infettive dell'ospedale di Pescara. Noi andiamo avanti con il nostro telegiornale, continuiamo a parlare di sanità, di servizi, liste d'attesa, reparti strapieni, macchinari obsoleti, storie raccapriccianti e tanto altro nella sanità pubblica pescarese. Questa la denuncia del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, che nel corso di un sit-in con alcuni cittadini ha parlato di una situazione insostenibile. Il servizio è di Paolo Renzetti. Siamo davanti ad una vera e propria emergenza nella ASL di Pescara. La causa è da ricercare nelle carenze croniche di personale, nella fatiscenza delle strutture e nella pessima organizzazione delle risorse. Una spirale di inefficienze che si traducono in una realtà fatta di disservizi che l'utente finale è costretto a sopportare sulle proprie spalle dinanzi ad una regione inerme e sorda alle esigenze dei pazienti. A presentare la disamina della situazione sanitaria in provincia di Pescara è stato il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari, che questa mattina ha tenuto una conferenza stampa nei pressi del pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito con alcuni cittadini, fra cui familiari delle vittime del Covid, che settimane fa avevano manifestato nei pressi della regione Abruzzo. Sì, stiamo presentando un focus dettagliato sull'ASL di Pescara, che nello specifico ospedale di Pescara, Penne, Popoli, distretti sanitari di base. Andiamo subito sui distretti sanitari di base, che sono gravemente depotenziati, ma fatiscente. Pescara, Sud e Montesilvano insistono in strutture fatiscenti dove mancano personale, mancano macchinari, quelli che ci sono sono obsoleti e quindi inevitabilmente, non funzionando la medicina territoriale, si riversa tutto all'interno dell'ospedale di Pescara, pronto soccorso, reparti con accessi inappropriati. Abbiamo decine e decine di codici bianchi nel pronto soccorso che non dovrebbero entrare, non dovrebbero stare lì, dovrebbero essere trattati nella medicina territoriale. A questo aggrava la situazione gli ospedali Penne e Popoli, Penne nello specifico gravemente depotenziati, che non riescono a garantire l'offerta sanitaria ai cittadini vestini della Val Pescara e tutto quel territorio, sono costretti a riversarsi anch'essi nel pronto soccorso dell'ospedale di Pescara. Quindi l'ospedale di Pescara è congestionato e scoppia letteralmente. Poi siamo andati nello specifico, mancanza di personale nella medicina, geriatria, il polo oncoematologico, mancano i primari di ematologia e pediatria, che sono due eccellenze, devono essere immediatamente nominati. Addirittura c'è la sala d'attesa del polo oncoematologico, dove ogni giorno è piena di persone ammassate al caldo senza condizionatori, una situazione devastante. Radioterapia, manca ancora la sostituzione dell'acceleratore lineare, grandi sprechi. Elisuperficie ancora ferma, l'elisoccorso è costretto a fermarsi in aeroporto. Dall'aeroporto una navetta privata deve trasportare il politraumatizzato all'ospedale di Pescara. La palazzina costata 2.800.000 euro nel 2014 è ancora in abbandono. E poi oggi con noi ci sono i parenti delle vittime, ancora una volta, di quelle persone morte in ospedale, alle quali hanno rubato, tolto, sottratto gli affetti cari, anelli, catenine e quant'altro. Una cosa devastante alla quale non abbiamo ancora risposto. E questo non va bene. Dobbiamo invertire immediatamente, devono invertire rotta. Chi comanda la regione? Centrodestra. Cambiamo argomento, ancora caos sulla A14 a seguito dei numerosi cantieri che rallentano la viabilità e lo stop ai lavori dal 9 luglio potrebbe non essere sufficiente a risolvere la situazione. Quest'estate molti turisti sceglieranno di non affrontare il traffico, ha detto preoccupato il sindaco di Silvi, Andrea Scordella. Un territorio come l'Abruzzo, che vive soprattutto quello costiero ma anche quello montano di turismo, trovare questo disagio perenne sicuramente non è produttivo per la nostra regione. Torna l'incubo traffico tra Pineto e Città Sant'Angelo. I cantieri sulla A14 compromettono la viabilità a pedaggio e i tanti alla guida di auto e tir sono costretti a deviare sulla strada statale 16, paralizzando i comuni costieri. Smog, inquinamento acustico e interminabili code nelle ore di punta riportano alla mente l'emergenza traffico di un anno e mezzo fa, dovuta al sequestro del viadotto Cerrano, situazione che aveva messo in ginocchio i comuni tra i due caselli autostradali. Ora si è nuovamente punto e a capo e con l'esodo estivo dei turisti la storia potrebbe ripetersi. Giorni fa avevamo detto che comunque le prenotazioni erano buone e tanti turisti volevano affollare il nostro territorio. Ovviamente adesso sono scoraggiati un pochino dalla situazione traffico sia autostradale che statale 16, in quanto in molti si buttano sulla statale trovando comunque un inferno anche qui.
Intanto, per un accordo tra Regione e Autostrade per l'Italia, dal 9 luglio saranno bloccati i cantieri attualmente aperti in 5 gallerie. Non è certo quanto a lungo i lavori saranno sospesi, dovrebbero esserlo almeno fino al 14 luglio e solo di giorno. L'ANCI, capitanata dal sindaco di Teramo D'Alberto, ha sollecitato il ministro delle Infrastrutture Giovannini. La situazione è insostenibile, ha detto l'associazione al ministro, bisogna trovare una soluzione e non è esclusa la nomina di un commissario. I sindaci sono preoccupati per questa situazione, ma soprattutto perché capiamo che una località turistica dovrebbe offrire sicuramente un servizio migliore rispetto, diciamo, a queste ore di coda in macchina. Nonostante le difficoltà legate alla pandemia e il conseguente calo della vendita di biglietti, il trasporto unico abruzzese chiude per il secondo anno consecutivo il bilancio in positivo e riesce così a scongiurare la cassa integrazione per i dipendenti interni. Stefano Recanati. La tua SPA, nonostante le innumerevoli difficoltà dettate dalla pandemia, è riuscita a chiudere il bilancio 2020 in positivo. L'azienda di trasporti della Regione Abruzzo, per il secondo anno consecutivo sotto la guida di Gianfranco Giuliante, ha fatto registrare un utile ed un valore della produzione di oltre 104 milioni di euro. Un risultato importante se si considera il crollo dei ricavi da biglietti e abbonamenti per effetto della riduzione dei passeggeri e il conseguente calo degli altri ricavi connessi al servizio. L'azienda ha mantenuto sostanzialmente l'equilibrio economico in ragione della capacità che ha avuto di razionalizzare con l'accordo della Regione Abruzzo i servizi e di contingentare le spese. Grazie all'intervento che la Regione Abruzzo e il Governo hanno effettuato sul ristoro dei guadagni, ma anche e soprattutto grazie all'opera di efficientamento che era già stata messa in atto prima che arrivasse il Covid, e quindi la macchina organizzativa era già tarata sul limite, diciamo così, dei fabbisogni, e quindi è stato semplice poi adottare modelli organizzativi più snelli. Quest'anno, dopo il primo semestre che è stato altrettanto nefasto per il settore, si respira un'aria diversa, i ricavi di traffico iniziano a aumentare, la gente inizia a viaggiare e quindi non saranno più richiesti sacrifici né in termini di riduzione di servizio né di cassa integrazione, però le opere fatte, le operazioni fatte sui processi aziendali che hanno consentito di ridurre i costi in maniera strutturale, quelle restano e consentiranno all'azienda di essere florida anche nei prossimi anni. Intanto la società sembra essersi messa alle spalle le difficoltà registrate sulle linee riservate agli studenti, sempre a causa del Covid-19. A confermarlo è lo stesso direttore generale Di Pasquale. La Regione Abruzzo è stata la prima regione ad attuare il modello ad orario differenziato in Italia. È chiaro che noi lavoreremo sul modello tradizionale, che è il piano A, speriamo che possa essere utilizzato, sul piano B, che è il modello, chiamiamolo prefettizio, dei tavoli messi in campo quest'anno, e stiamo lavorando su un'ipotesi intermedia che potrebbe essere avviata nel caso in cui non si sia tornati né a una piena normalità ma neanche alla situazione drammatica dell'anno scorso. A Pescara prosegue fino a domenica 4 luglio Ecomob, l'evento all'insegna della mobilità sostenibile, del turismo attivo e dell'ecologia. E proprio la Kermesse Adriatica è stata l'occasione per fare il punto sulla situazione che riguarda il boom della vendita di biciclette. Ecomob, un importante appuntamento per ribadire quanto è importante la mobilità eco e come vanno allora le cose con questi nuovi tipi di biciclette. Sì, sicuramente va sempre meglio, ogni anno che passa c'è un incremento delle vendite, dell'interesse. Siamo qui per un altro anno perché abbiamo promosso proprio l'idea di questa fiera che continua ad avere sempre più successo. Il mondo dell'elettrico è quello che comunque adesso ha più interesse, c'è nei motori, nel design, sempre più un'evoluzione. Numeri importanti anche a causa della pandemia. Sì, ha stravolto un po' il nostro modo di lavorare, sicuramente non ci aspettavamo tutto questo interesse, è stata una cosa improvvisa, come abbiamo riaperto dopo il Covid siamo stati praticamente presi d'assalto e purtroppo non è stato possibile accontentare tutti perché la richiesta
troppo esagerata, le aziende anche loro non si aspettavano tutto questo. Soddisfatti che la regione Abruzzo diventi sempre una regione più a portata di mobilità sostenibile? Sì, molto, perché comunque siamo l'unica regione ad avere da un lato il mare, dall'altro la montagna, e quindi si presta un po' a tutto. Si è insediato il nuovo questore di Teramo, Lucio Pennella, che prende il posto di Enrico De Simone, che ora è il nuovo questore dell'Aquila. Pennella, come suo primo atto ufficiale, ha voluto deporre una corona in ricordo dei caduti della Polizia di Stato. Ho trovato una città, l'impressione di una città abbastanza serena e abbastanza tranquilla, col rispetto delle regole, perché stiamo uscendo tutti quanti fuori da un periodo complesso per tutti quanti. Però ho visto, anche con l'uso della mascherina ancora all'aperto, che evidentemente le regole sono state rispettate bene. Quindi questo fa onore a tutti i teramani e spero che si continui su questa strada. Dopodiché, come lei ha già detto, c'è un rinforzo di agenti sulla zona della costa, sulla zona costiera, che so che in questo periodo ovviamente è molto più frequentata, e meno male, perché vuol dire che gira anche un po' l'economia, però sarà anche più frequentata da noi, che siamo pronti lì a cercare di garantire al meglio la sicurezza di questo periodo estivo per gli abitanti della provincia di Teramo e per i turisti che arriveranno. Furti in abitazione? Furti in abitazione probabilmente fisiologicamente ci potranno essere, però saremo pronti anche lì a cercare di prevenire questo fenomeno. Quindi voglio dire, è una situazione che è costantemente monitorata, i miei collaboratori mi stanno un pochettino anche mi stanno rendendo edotto di quelle che sono le problematiche del territorio, quindi insomma con calma cercheremo di sviscerare al meglio quali sono le criticità per provare a porre rimedio, ma sicuramente ci riusciremo. Il mio predecessore ha fatto molto bene e quindi credo che diciamo che si potrà partire sicuramente dalle sue basi. Intanto lei mi consente anche di ringraziare il signor Capo della Polizia e il Dipartimento, che mi ha dato la possibilità di lavorare come questore in questa provincia. Sicuramente con il dottor De Simone ci siamo sentiti, ci sentiremo, e quindi cercheremo di mettere a frutto al meglio quelle che sono le nostre esperienze, le metteremo insieme a fattore comune per cercare di garantire al meglio la sicurezza di questa città e di questa provincia. In vista dell'avvio dei saldi estivi a Chieti, l'amministrazione comunale ha organizzato per il 10 luglio la Notte del Commercio. Vediamo. Il 10 luglio a Chieti si terrà la Notte dei Saldi, una scelta fortemente voluta dall'amministrazione comunale assessore e che ha trovato ovviamente il pieno appoggio delle associazioni di categoria tutte. Assolutamente, la Notte del Commercio che abbiamo voluto organizzare di concerto con la categoria, all'interno chiaramente dei saldi estivi, abbiamo individuato questa data di concerto con la categoria, è un modo per rimettere al centro le attività commerciali in questo momento così importante di ripartenza. Non sarà la classica notte bianca, perché gli eventi saranno rappresentati dai negozi stessi, ossia tante attività commerciali già hanno palesato la volontà in quella serata di organizzare all'interno della propria attività iniziative che possano essere di interesse, come per esempio la presentazione di un libro piuttosto che occasioni conviviali. L'obiettivo è quello di far sì che le persone che saranno in strada quella sera girino e visitino i negozi della città. Ci sembrava un modo appunto per essere ancora una volta supportivi nei confronti del commercio, il tutto all'interno del Compra Teatino, un'iniziativa che proprio in queste settimane si accinge alla fase operativa. Abbiamo peraltro individuato questa data anche finché non ci fossero analoghe iniziative in comuni limitrofi, quindi soprattutto in quella serata richiamiamo i cittadini a girare la città, a visitare la città, a visitare i negozi della città, e cerchiamo anche di essere attrattivi nei confronti dei nostri comuni vicini. Insomma, noi vogliamo veramente far sì che il commercio di vicinato possa tornare ad avere quel ruolo che aveva tanti anni fa e che purtroppo anche in virtù della pandemia è stato purtroppo messo in secondo piano dalle piattaforme telematiche. Noi dobbiamo riportare le persone a comprare nei negozi di Chieti. I negozi saranno aperti fino alla mezzanotte, ma poi ovviamente la cosa bella ed importante sarà proprio il connubio tra anche alcune delle iniziative che comunque sono parte del cartellone estivo degli eventi, tipo per esempio il 10 luglio c'è un evento all'ex pescheria. Insomma, riteniamo che sia un modo veramente per far sì che in quella sera i negozi possano essere però il centro della vita notturna di Chieti.
La pagina della cultura a Pianella presso le terre di Arotron torna all'appuntamento con il teatro Sotto le Stelle. Domani sera alle 21.30 l'appuntamento con Cechov. Sotto la direzione artistica di Franco Mannella, regista, attore, doppiatore e voce di moltissimi attori e personaggi, i luoghi di Arotron nella splendida campagna di Pianella in contrada Santa Scolastica sono tornati ad aprirsi al pubblico. Tre saranno le tipologie di eventi in programma distribuite in tre diversi spazi di spettacolo. I concerti al tramonto andranno in scena sul palco Gran Sasso, un palco sospeso su una meravigliosa vallata con vista sulle colline coperte di ulivi e il Gran Sasso sullo sfondo. La sezione Racconti alla Luna, che prenderà il via domenica 4 luglio, comprende la serie già inaugurata con successo lo scorso anno dei Racconti della Terra di Yurta, che si terranno presso la tenda di Yurta di Arotron, una magica tenda circolare ispirata alle tradizioni tende mongole, situata a breve distanza dal palco. Remotamente, era un lago remotamente, è stato prosciugato e da qui Arotron rinnova le sue proposte e crea in quel vecchio lago un anfiteatro di paglia. Da qui eventi teatrali e anche qualche concerto. Non è l'unico sito delle terre di Arotron, ma c'è il palcoscenico che guarda il Gran Sasso e c'è la tenda mongola, la tenda Yurta, che ospiterà racconti, reading, letture. Questa è la nostra proposta per la rinascita estiva e vegetativa, anche perché Kyklos, che è il titolo di questa rassegna, è un omaggio alla natura, alla vita. L'idea è quella di caricarci un po' di questo flusso naturale che può arrivare da un luogo come questo e farci portare fino alla conclusione dell'estate con una serie di eventi che possono in un qualche modo anche accogliere tutti coloro che in un momento come questo, nella difficoltà di vivere il teatro negli spazi chiusi, possono comunque arrivare da noi in una condizione all'aperto, sotto le stelle o nei tramonti, questo dipenderà dagli eventi, e insieme comunque continuare a usufruire della cultura e cercare un modo per condividere esperienze. Gli eventi di Kyklos sono ad accesso per i soci di Arotron, che possono fare il tesseramento Arci e quindi tutti quelli che hanno la tessera Arci, anche non di Arotron, possono accedere a questi spazi. Gli spettacoli sono a pagamento, hanno un prezzo, diciamo, modico e per la qualità degli eventi e la qualità dei luoghi. E ora lo sport. Dalla prossima settimana sono attesi i primi colpi in entrata sul mercato del Pescara. Filo diretto con il Monza, ma non solo, facciamo il punto nel servizio. Tanti nomi per il Pescara, che punta ad accelerare sul mercato dalla prossima settimana. Il tecnico Gaetano Teri si aspetta i primi colpi in entrata già dalle prossime ore. Allo stesso tempo però i dirigenti abruzzesi dovranno valutare bene ogni singola operazione per cercare di ridurre al minimo gli errori. Bisognerà portare in riva all'Adriatico quelle pedine necessarie a costruire una squadra in grado di recitare un ruolo di primo piano nel prossimo torneo. Filo diretto con il Monza. Fra i brianzoli militano infatti due calciatori che per il Pescara rappresenterebbero due priorità. Si tratta dell'attaccante Ettore Gliozzi, 25 anni, e di Stefano Negro, 26 anni, difensore. Il primo rappresenta al momento però quasi un sogno proibito, perché ambisce a giocare ancora in Serie B, mentre il secondo, reduce dal campionato vinto con il Perugia, sarebbe un'alternativa più fattibile. Ci sarebbe anche un terzo monzese che al Delfino non dispiace. Si tratta di Marco Armellino, centrocampista, classe 89. Filo diretto con la società biancorossa, grazie anche ai buoni rapporti con il direttore sportivo dei brianzoli pescarese DOC, Filippo Antonelli. Resta calda la pista che porta Eugenio Dursi, attaccante di proprietà del Napoli, reduce da un torneo positivo nel Bari. Piace anche Manuel Fischnaller, 31enne attaccante del Sud Tirol. Ma il nodo più grande, come accaduto spesso negli ultimi anni, riguarda lo sfoltimento dell'organico. Non è detto però che quasi tutti i senatori possano lasciare la maglia bianca-azzurra, a meno di offerte clamorose.
rose, il portiere e capitano Vincenzo Fiorillo, il difensore Mirko Drudi e il centrocampista Massimiliano Busellato dovrebbero restare in riva all'Adriatico. Un punto interrogativo invece l'eventuale conferma o meno di Cristian Galano. Oteri vorrebbe che restasse, ma il giocatore vuole la Serie B e la società aspetta eventuali offerte per valutare il tutto. Lascerà Pescara quasi certamente il terzino Edoardo Masciangelo, che ha estimatori all'estero e anche in Italia. In partenza il centrocampista Luca Crecco, rientrato in prestito dal Cosenza. Lasceranno Pescara anche l'attaccante Gennaro Borrelli ed il difensore Edgard Elizalde. L'Abruzzo dell'Atletica Leggera festeggia Gaia Sabatini, convocata tra le 35 azzurre per le Olimpiadi di Tokyo di quest'estate. A 22 anni l'atleta tesserata con le fiamme azzurre correrà i 1500 metri. Dopo 41 anni dalla partecipazione di Vincenzo Pedicone a Mosca 80, arriva la convocazione per un altro rappresentante dell'Atletica Leggera teramana, cresciuta in Abruzzo con la Grassasso Teramo. E questa era la nostra ultima notizia, termina qui questa edizione del TG6, la prossima è alle ore 19. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio.